One Podcast. La giornata. Cosa c'è da sapere? È una riforma che serve al paese, ministro, solo questo. Indispensabile. I tempi, ministro? Quelli delle riforme costituzionali, speriamo il più breve possibile. Mentre il governo, qui il guardasigilli Carlo Nordio, difende la sua riforma della giustizia che porta invece le toghe allo sciopero e a una serie di manifestazioni in giro per l'Italia contro la separazione delle carriere. Giorgia Meloni replica secca al cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, che aveva criticato il premierato. Il Vaticano non è una repubblica parlamentare, dice di sera su Rete 4, mentre in mattinata aveva presenziato alle celebrazioni per Giacomo Matteotti, a 100 anni dal suo assassinio per mano fascista, usando parole scritte sinora mai azzardate. A Praga parla il ministro degli esteri Antonio Tajani per dire che l'Italia non concederà le sue armi per aggredire la Russia. La nostra Costituzione non ce lo permette. Biden dà invece il via libera per difendere, per ora, solo la zona di Kharkiv. In Israele, intanto, per la prima volta Benjamin Netanyahu torna a salire nei sondaggi. E a New York, notizia che avrà ampi sviluppi nei prossimi giorni, Donald Trump viene condannato per il caso della pornostar Stormy Daniels, giudicato colpevole di tutti i 34 capi di imputazione. È il primo ex presidente condannato per un crimine, i pagamenti illeciti alla donna per comprarne il silenzio e il primo candidato alla Casa Bianca a fare campagna da pregiudicato, cosa però che non gli impedisce di essere rieletto. Rischia al massimo 4 anni di pena, pena che sarà annunciata l'11 luglio, a 4 giorni dall'inizio della convention repubblicana. Un processo farsa, una vergogna, ha detto Trump rosso in volto lasciando il tribunale. È venerdì 31 maggio. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Oggi la Camera dei Deputati onora Giacomo Matteotti, uno dei padri della nostra democrazia, vittima dello squadrismo fascista. A differenza di Lorenzo Fontana, presidente leghista del Senato, Giorgia Meloni lo scrive. Non lo dice nemmeno in un video autoprodotto rilanciato sui social. Comunque, in una classica vecchia nota, la premier dice la verità. Storica, prima di tutto. Definisce Giacomo Matteotti, aperte virgolette, un uomo libero ucciso da squadristi fascisti per le sue idee. Che cosa c'è di straordinario? C'è il fatto che sinora Giorgia Meloni, una frase in cui ci fossero contemporaneamente le parole squadristi e fascisti, non l'aveva concessa ai cittadini italiani, sebbene anche adesso si limiti appunto a riportare un fatto storico. In ogni modo, la nota è più articolata di così, viene diffusa mentre a Montecitorio si tiene la celebrazione per Matteotti con Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, gli ex Casini e Fini, Bertinotti, Violante, nel giorno in cui nel 1924 il capo dell'opposizione socialista denunciava con il suo ultimo discorso le elezioni farsa di un mese prima, condannando le violenze e le intimidazioni dei fascisti di Benito Mussolini. Onorare il ricordo di Matteotti, scrive la Premier, è fondamentale per ricordarci ogni giorno, a distanza di 100 anni da quel discorso, il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no. Impegnativo, però va registrato come un passo avanti che andrà valutato. Cerchiamo di non arrivare a conclusioni per ora non evidenti nel tempo. Qui è Elly Schlein, leader PD. È una figura che noi a cui siamo molto molto legati, perché ancora porta oggi un esempio di forza nella difesa della libertà, della democrazia contro i soprusi dei fascisti. Non è un caso che abbiamo fatto la prima segreteria da quando sono stata eletta a Ariano, non è un caso se abbiamo
abbiamo portato la famiglia socialista europea prima del congresso del PSE proprio al monumento in memoria di Giacomo Matteotti qui a Roma. Credo che la cosa più importante che ci lascia il suo esempio è che non c'è un prima e un dopo del fascismo. Il fascismo è sempre stato, sin dal suo inizio, prevaricazione della libertà e metodo violento. Joe Biden e Volodymyr Zelensky firmeranno un patto sulla sicurezza bilaterale a margine del G7 italiano in Puglia a metà giugno, che quindi dovrebbe vedere la partecipazione anche del leader ucraino, mai annunciata ufficialmente. Sarà il più significativo di una serie di accordi che Kiev ha stretto con i singoli paesi della NATO, compresa l'Italia, e che sanciscono impegni sul sostegno a lungo termine, con l'addestramento militare, la condivisione dell'intelligence e l'assistenza economica. Ma il Financial Times, autore dello scoop, spiega che l'obiettivo è quello di placare le ire di Zelensky in quello che forse è il momento più basso e teso delle relazioni tra Washington e Kiev dall'inizio dell'invasione russa. Il motivo principale è il forfait di Biden alla summit per la pace organizzato dall'Ucraina in Svizzera il 15 e 16 giugno, appena finito il G7 quindi. Il presidente sarà invece ad una raccolta fondi a Hollywood con star come George Clooney e Julia Roberts. Al suo posto, probabilmente, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Non una decisione forte, ha commentato Zelensky. La sua assenza sarà solo una standing ovation personale a Putin, ha accusato. Intanto a Praga è in corso il vertice dei ministri degli esteri NATO. Lì c'è il segretario di Stato Antony Blinken. Secondo alcuni media statunitensi, avrebbe il mandato di Biden per concedere agli ucraini l'uso di armi americane contro le basi russe, ma solo per la zona in difficoltà di Kharkiv. Benny Gantz, all'opposizione in Israele con il Partito di Unità Nazionale ma membro del gabinetto di guerra, ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire elezioni anticipate entro ottobre, a un anno dalla strage del 7. Il partito di Gantz non ha la maggioranza per sciogliere il Parlamento e la coalizione di Netanyahu possiede di conseguenza i numeri per continuare ad andare avanti con il governo. Ma la decisione di chiedere il voto indica la grande spaccatura in atto, tanto più nel giorno in cui i sondaggi tornano dopo un anno ad indicare Benjamin Netanyahu come premier preferito con il 36% dei consensi contro il 30% del leader centrista. Intanto, in una conversazione con il segretario alla difesa americano Lloyd Austin, il ministro omologo Yoav Gallant ha detto che Israele ha informazioni concrete riguardo gli ostaggi detenuti a Rafah da Hamas. La giornata, cosa c'è da sapere, è un podcast di Laura Pertici, una produzione, One Podcast.